Così ci sta. Amici di Brace Ancora, oggi vi faccio vedere come si prepara la stigliola, quella originale siciliana. Bracemi Ancora, siamo all'interno di un laboratorio di una macelleria storica di Barcellona, Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Lui è il nostro eroe del giorno, Nicolino. Nicolino. Allora, ciao, grande piacere. Allora, noi siamo circondati da prodotti caratteristici della tua terra, ok? Ma solo uno andrà sulla griglia oggi, le stigliole, che rappresentano, diciamo, una delle pietre miliari dello street food, diciamo, della cucina popolare siciliana. Allora, io a questo punto sto zitto. E tu ci insegni a fare le stigliole, che dici? Certo, sì. Bene, cominciamo. Nicolino, io già ho detto la prima bugia, perché ho detto che starò zitto, ma per me è impossibile. Però tu ci insegni a fare le stigliole. La pronuncia esatta qual è qui a Messina, da queste parti? A stigliola. Allora vai, questo è? Sono budelli di agnello. Madonna. Lavati per bene, a perfezione. Allora, perché dicono perché che la base importante è questa qua. Lavare il budello molto pulito, è masticabile quando viene cotto. Bene, la prima cosa che tu fai è facci vedere bene questo, te la metto di? Sì, sedano. 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 Okay. Sedano. Il grasso. Lo metti accanto al accanto. Grasso. Ok, e poi? Poi giriamo. Giriamo. Dicoli, quant'è che fai stigliole? da tanti anni. Tu hai iniziato quando? A 7 anni. 7 anni, e incominciare a pulire della carne piccolina. E poi giri. Girando. Allora, grasso, budella di agnello. Sì, perfetto. Sedano. Sedano. Okay. Poi rompiamo. Rompiamo le mani. Lo leghiamo. Sì. Perché allora se. Se lega, si fa il nodo. Sì, me l'accio dalle scarpe. Sì, perfetto. Bene. E viene pronta. Una bella stigliola. Per mettere sul. Sulla griglia. Sulla griglia. Vai, allora faccene un po', vai, sono curioso. Facciamo un'altra. Sempre mettiamo del sedano. Lavato pulito. Ok. Opla, no, non ti preoccupare. Allora, quindi, parti così. Giriamo. Ma queste si vendono al chilo? A chilo, si vendono, sì, al chilo. Sì, sì. Quanto stanno al chilo? Ma 10 euro al chilo. 10 euro al chilo. Un chilo quante sono? Un chilo saranno 13 pezzi. Ok, vabbè, insomma c'è da mangiare. Okay. Poi togliamo, rompiamo e leghiamo. Però la stigliola si può fare di tanti modi. Allora, questa è una versione. Questa è una, è una tecnica mia. È una tecnica Questa mia. È la versione di Nicolino. Sì, è una tecnica. Si fa anche col fegato. Sì. Oltre col fegato lo fanno con la cipolla, la cipolla. Il cipollotto. No, il cipollotto, ecco. Vai. Con la cipolla, il cipollotto. E poi si fa anche col fegato di maiale. Ah sì? Guarda, anche col fegato di maiale. Allora, poi facciamo col cipollotto. Col cipollotto, sì, vai. Facciamo col cipollotto. Che diciamo è più gustosa col cipollotto. Però non a tutti piace la cipolla. La mettiamo così, così ci viene meglio a girare, la facciamo di più. Perché deve essere. Nicolino, ma gira. Conforme. Deve essere lunga. Ecco, al giramento. No, si possono fare anche piccole. Ok. Però dice a stigliola, è una stigliola. Ok, stigliola, giusto. Adesso io ne voglio fare una io di stigliola. Sì. Ok, tu mi guidi. E allora, te la faccio fare, questa diviene più facile. Va bene. Allora, tieni così. Tengo così, ok. Da e poi vai, okay, a girare. Vabbè, vieni qua. Allora, faccio dall'inizio. Dall'inizio, vai. Vai. Certo. Ok, certo. Vai. Allora, ragazzi, la prima stigliola della mia vita. Ok, grazie a Nicolino che. Quello lo taglio dopo, Certo, lo taglio? Prima, qua, scusami. Sta all'inizio, ok. Se no ti viene corto poi. Ah, ok. Portalo qua. Portalo qua, così, ah, lo tieni così. Ah, ok, così. Lo tieni così e lo giri così, okay. Tieni tutto quanto. Bravo, okay. bravo. Fai girare la mano. Guarda,
Vado bene, Nicolino. Sei un rubamestiere, sì. Vado bene, ti posso lasciare il curriculum? No, sei un rubamestiere. Che già ho sbagliato, vedi? No, vai. Tranquillo. Va bene, è più lento. Beh, ma te la chiacchiera non manca, quindi tu potresti fare il mio. Non sei accorto pure. Allora, sì, poi taglio. Sì, rompiamo un attimino. Allora, questa è la mia e questa è quella. Beh, si vede, il professionista è una stretta di più, però per essere la mia prima stigliola vado bene. Vai bene. Che dici? Scusa, Nicolino, ma tu la prima stigliola ti ricordi quando l'hai fatta? La prima stigliola? Quando l'hai fatta? Ho preso bastonate da mio padre. Mi è andata bene. Perché mio padre era un tipo proprio che o li faceva le cose o li faceva. Quindi non era il metodo Montessori tuo padre? No. Senti, ma le trovo sempre in macelleria da te? O mi devo prenotare? Sì, di solito ci sono. Di solito ci sono, ci sono, okay. Sì. Però vanno a ruba. Però soltanto sono impegnativo, ti richiedono. Ma la cosa bella è che per il nostro modo devi di fare a mano, non si scappa. Sì, se fanno a per mano. Il nostro modo di fare ti impegna moltissimo perché viene lavato pulito. Certe poste dicono che una lavatina è via, perché sennò il contenuto di dentro non ti porta sapore. Che ne pensi? Dicono. Che ne pensi? Non è così. Questa è la mia, è più brutta. È sempre buona. Questa sono le nostre stigliole. Stigliole. Queste sono quelle basic. Una cosa che non vi ho detto prima è che la macelleria di Nicolino accanto c'è una braceria, quindi guardate un po', zanzan, punto griglia. Allora Nicolino, qui abbiamo le stigliole. No, la pronuncia la devi di te però. I stiglioli? Oh, sì. Il sale marino italiano col quale poi diciamo gli diamo una spolverata finale. Finale. Questo è l'agnellino. Al quale noi siamo molto devoti e molto grati, ok? Perfetto. Dal quale provengono le budella. Perfetto. Appartenevano. Ok. Allora, io il mio sogno è un messinese, diciamo, un barcellone. Un barcellonese che mi griglia una stigliola, il mio sogno. Sì. Ok, quindi io ho sogni semplici. La mettiamo a tradizionale con le mani. Perfetto. Cominciano a scoppiettare perché vanno alla cottura a stigliola per terza volta, è una cosa buona perché i canucci sono tutti quanti siciliani. Ma sì, questo l'avevo capito, ho capito tutto. Mentre Nicolino finisce di cuocere le stigliole, io due cose ve le devo dire. Allora, la stigliola è il piatto popolare per eccellenza, no? Soprattutto qui in Sicilia, ma perché? Perché era fatta con le parti meno nobili dell'animale. Allora, chi c'aveva i soldi si mangiava la parte buona, possiamo dirlo, il cosciotto. Perfetto. E chi invece i soldi ce l'aveva doveva riciclare quello che si mangiava l'interiora. Che però poi abbiamo riscoperto, ringraziando il cielo, anche grazie a gente come te, che le sa fare bene, ok? Perfetto. Allora, io ho studiato. Dice che stigliola deriva dal latino, dal verbo extilia, che significa interiora. Quindi da extilia a stigliola, là ci sono secoli di storia siciliana, no? Io sono estremamente felice quando vedo queste parti dell'animale che si cuociono, no? Perché noi a volte siamo abituati a mangiare solo le bistecche, no? Però anche queste hanno il loro fascino. Non sono conosciute, specialmente da questi giovani che crescono, non sanno le parti migliori che effettivamente dell'agnello. Ma il limone ci va? No, è soggettivo. Okay. Io ho fame. Certo. Adesso aspettiamo. Intanto vi faccio vedere, stiamo registrando oggi, vi faccio vedere il vino che io e Nicolino ci berremo, ok? Alla faccia vostra. Ah, no, scherzo. Io e il Nicolino ci berremo, che è il Chiatos. Allora, questo è un vino che ha avuto un affinamento in anfora di terracotta per 12 mesi e che trovate nella sua macelleria. Bravo, queste sono le cose che mi fanno impazzire, questi prodotti che immagino per trovarlo tu abbia dovuto cercare. Anche esclusive pure. Bravo, bottiglie numerate, fantastico. Una certa. Nicolì, bravo. Esperienza pure. Bravo. Nicolino, qui dicono che siano pronte, eh? Sì, belle, eccole qua. Prontissimi. A stigliola! Hai visto come si sono ristretti? Sì. Perché sono a naturale. Perfetto. Le stigliole sono pronte, grazie Nicolino. A stigliola da pezza 8. È pronta, fantastico. È pronta. Allora, per completare l'opera, per un pizzico di sale marino italiano, olè, e io direi, ragazzi, di mangiarla. Ma Nicolino, buona. Mortacci quanto è buona.
Tu hai preso? Quella... Sedano. Adesso che gusto che c'hanno? È dolcissima. Ah, salute, dico lì. Grazie mille dell'ospitalità. E te, grazie a tutti. Ah, aspetta, prima di concludere, sai come saluto sempre io i miei amici? Ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao.